Prende la parola per l'intervento conclusivo il Ministro dell'Interno, consigliere di Stato Luciana Lamorgese. Buongiorno, autorità, gentili ospiti, signori sottosegretari, signor Presidente della Regione. Oggi il prefetto Lamberto Giannini si insedia nelle funzioni di capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, uno degli incarichi più delicati e complessi della Repubblica. Tuttavia consentitemi ora preliminarmente di salutare con riconoscenza e affetto Franco Gabrielli, chiamato dal Presidente del Consiglio a un incarico di governo di altissimo profilo. È stato in questi anni una guida sicura, autorevole, imparziale. I risultati conseguiti dalla Polizia di Stato e dal sistema sicurezza del nostro Paese in questi anni, abbiamo ricordato che sono circa 5 anni, durante tutto il suo mandato, parlano di lui. Alla sicurezza noi leghiamo il funzionamento della pubblica amministrazione, del suo funzionamento, e abitiamo oggi un tempo in cui la collaborazione tra i gangli vitali della sicurezza assurge a condizione imprescindibile per l'unità e la saldezza del Paese. Non a caso, proprio nell'ultimo anno, un nuovo scenario inatteso come quello della pandemia ha posto nuove sfide all'interno del comparto sicurezza. Garantire il rispetto delle restrizioni imposte dal governo per limitare quelle che sono la diffusione del virus è stato un banco di prova molto duro per tutti noi. È un approccio equilibrato impresso al sistema dei controlli, pur nel loro necessario rigore, è stata una delle chiavi per favorire la coesione e la tenuta del Paese. Mai dal dopoguerra ad oggi la comunità nazionale aveva dovuto affrontare un momento così intensamente drammatico, stretta tra la necessità di combattere un nemico sconosciuto e le preoccupazioni della vita quotidiana, compromessa sotto ogni aspetto nella sua normalità. Consentitemi a tal proposito di ringraziare la componente sanitaria della Polizia di Stato. Il lavoro che essa sta svolgendo è prezioso non solo per gli operatori di polizia, per tutti noi, per il Paese. Donne e uomini della Direzione Centrale di Sanità, dando prova di uno spirito di servizio e di una capacità di risposta ammirevole, rappresentano una delle più generose manifestazioni della solidale vicinanza della Polizia di Stato alla comunità nazionale. In questi mesi, attese le potenziali occasioni di ingerenza e di arricchimento illecito della criminalità organizzata, molti sono stati i richiami di attenzione anche verso il pericolo di inserimento delle mafie nel sistema delle misure di ristoro alle imprese. Il contributo fornito dall'organismo di monitoraggio e analisi sul rischio infiltrativo delle mafie nel tessuto economico, unitamente alle altre energie messe in campo, ha reso possibile intercettare i sintomi, le tendenze criminali in uno scenario che spazia oltre i confini nazionali. Un fronte di particolare impegno per la sicurezza sembra ora essere quello di scongiurare che la criminalità organizzata allunghi le sue mani sulla catena di distribuzione dei vaccini. Qualunque forma di intromissione a fini speculativi sarebbe inaccettabile sul piano morale più ancora che su quello di politica e della politica criminale, e pertanto abbiamo il dovere di vigilare con la massima attenzione sul pericolo di manipolazioni illegali in questo settore. Un tempo, quello che stiamo vivendo, in cui il ruolo della polizia assume una funzione ancora più delicata e complessa.
che non deve mai trascurare quello che è il dialogo costante con i cittadini. Sono fermamente convinta che grazie a un'efficace azione sinergica con la magistratura, con le forze dell'ordine, con le altre forze di polizia che sempre ringrazio e che sono qui presenti, che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza delle nostre comunità, sarà possibile mantenere quel trend decrescente della delittuosità che stiamo registrando negli ultimi tempi. I risultati ottenuti sul piano del contrasto alla criminalità organizzata, come quelli relativi alla prevenzione del terrorismo, sono un motivo per me di grande orgoglio. È necessario perseverare, ponendo in essere un'azione tanto incisiva sul piano interno quanto sinergica e articolata sul piano internazionale. La sicurezza dei cittadini, la tutela della legalità, aggiungo, assieme alla valorizzazione delle forze di polizia, rivestono un ruolo di assoluta centralità nella strategia del governo. Come è stato ribadito dallo stesso Presidente del Consiglio, legalità e sicurezza sono le precondizioni per la coesione sociale e lo sviluppo economico, tanto più in un momento di ripresa economica che speriamo di poter vivere quanto prima. Stiamo lavorando e continueremo a farlo, approfondendo ogni sforzo a presidio dei territori, a tutela dei cittadini, con l'auspicio di continuare a migliorare non solo i dati sulla delittuosità, ma anche e soprattutto la percezione che i cittadini hanno del livello di sicurezza delle nostre comunità. La sfida è ardua, ma so di poter contare su una grande squadra, uomini e donne assolutamente all'altezza delle sfide che si pongono e perfettamente in grado di rendere le nostre città e il nostro paese un posto sicuro dove vivere. I settori che richiedono uno sforzo particolare sono molteplici. Mettendo tutto ciò sarà possibile grazie allo sforzo straordinario che stiamo mettendo in ogni ambito, e iniziamo dal cyberbullismo alla criminalità comune, delitti contro il patrimonio, alla criminalità organizzata, alla sicurezza delle reti, delle comunicazioni, fino alla violenza domestica e di genere, crimini odiosi che purtroppo nelle notizie di cronaca quasi quotidianamente scuotono le nostre coscienze. Tutto questo ci ricorda che la sicurezza è come un prisma che si compone di più facce e un sistema poliedrico che richiede delle professionalità altamente specializzate, proprio come quelle che compongono la grande famiglia della Polizia di Stato. Ognuno nella propria sfera di competenze è chiamata ad avere cura di una delle facce di questo poliedro. Nel loro insieme ossia sono, o meglio, siamo tutti uniti dal medesimo obiettivo: garantire la tranquillità della vita dei cittadini, l'ordinata convivenza sociale e fornire un'adeguata protezione alle imprese e al mercato. Nell'ambito di questo scenario, di cui mi sono limitata a tratteggiare soltanto alcune delle sfide di maggiore attualità, vi è bisogno di personalità forti, che abbiano doti di equilibrio, unite alla capacità di ascolto e all'attitudine al dialogo. Prendo in prestito le parole del ex capo della polizia, Parisi, Vincenzo Parisi, a cui è dedicata tra l'altro questa sala, in un discorso agli allievi di polizia in occasione del loro ingresso nella riformata Polizia di Stato. Egli esortava a non abbracciare modelli di un fanatico superomismo ed interpretare invece l'esigenza di un patriottismo diverso. Egli soprattutto ammoniva quella giovane platea a non avere mai la pretesa di rappresentare l'universo. Il nuovo capo della polizia, Lamberto Giannini, ha dato prova di eccellenti qualità durante il lungo percorso professionale, durato circa ormai 30 anni, più di 30 anni. I numerosi successi conseguiti nel settore nevralgico della polizia di prevenzione, come ha ricordato lo stesso Lamberto, che hanno reso l'Italia uno dei paesi più sicuri
e si devono anche alla sua tenace azione e alle sinergie che egli ha saputo suscitare. Lamberto ha diretto il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, che nella sua efficace capacità di coinvolgere attivamente ogni risorsa dell'intelligence, il CASA rappresenta più che un metodo, una filosofia di lavoro, secondo una scelta rivelatasi lungimirante e che ci è invidiata dagli altri paesi. Il futuro che alle porte riserva ancora preoccupazioni, motivi di tensione, possiamo guardare tuttavia adesso forti dei grandi traguardi che abbiamo raggiunto, con orgoglio per quello che è stato fatto, con ottimismo e con fiducia per quello che ancora c'è da fare. Al nuovo capo della polizia, prefetto Giannini, è affidata una missione straordinaria, con la consapevolezza che ogni giorno saprà onorare con fermezza, con determinazione, competenza e professionalità, affrontando le nuove sfide e alimentando il sentimento di fiducia che i cittadini devono avere nella Polizia di Stato e in tutte le forze di polizia. Con questa fiducia, prefetto Giannini, le rivolgiamo i nostri più calorosi auguri di buon lavoro e un abbraccio davvero affettuoso da parte di tutti noi.